Saluto e ringrazio, oltre alle autorità presenti, il ministro Lorenzin, che anche oggi accompagna, ha voluto essere presente all'apertura di questo importante nuovo pronto soccorso in un quadrante molto delicato per la città. E anche io voglio ringraziare innanzitutto, oltre al direttore, tutti gli operatori, la squadra che qui ha fatto, anche qui, ha portato avanti e ha vinto una scommessa incredibile. Parte di una grande sfida che abbiamo voluto lanciare immediatamente dopo l'annuncio da parte di Papa Francesco del Giubileo della sanità della nostra città. Il giorno dopo l'annuncio con la cabina di regia sono stati convocati tutti i direttori generali e davvero in pochi mesi, in 7 mesi, si è pensato, progettato, costruito un intervento con una straordinaria collaborazione con il Ministero della Salute e con il MEF, che in pochi giorni hanno pensato e realizzato il protocollo che ha dato il via libera a tutta l'operazione, e in tutti i 12 pronto soccorso ristrutturati mai in nessun caso si è chiusa l'accoglienza e il servizio nei confronti dei cittadini. E questo è stato reso possibile solo ed esclusivamente perché, accanto a un'indicazione amministrativa e politica di aprire questa fase, c'è stata anche una immensa dedizione e passione da parte di tutti che hanno sentito proprio a questa grande sfida, e questa sfida la stiamo vincendo, visto che spesso ormai della nostra città si parla più con accenti critici. Dobbiamo con orgoglio dire che in questa città in pochi mesi si sono, ripeto, pensati, realizzati, costruiti 12 pronto soccorso per un investimento che la città non conosceva da anni. Lo so che non si dovrebbe fare da parte delle istituzioni, ma fa più effetto dire che 32 milioni di euro corrispondono a 70 miliardi di vecchie lire totalmente investite, spese e realizzate in pochi mesi, nel paese che purtroppo a volte è riconosciuto per la lentezza degli investimenti pubblici. Qua avete, e sottolineo avete perché lo abbiamo fatto davvero insieme, realizzato e vinto una grande sfida. Come si vede, questa operazione pronto soccorsi non è stata solo una voglia di ridipingere le mura delle vecchie strutture, ma si è sfruttata l'occasione, ascoltando chi vive nei pronto soccorsi, di ripensare questi luoghi, rimettendo al centro la sfida dell'umanizzazione del rapporto con la sanità e con la salute. Quindi qua, ma anche in tutti i pronto soccorso che stiamo aprendo, questa scelta molto importante di diversificazione degli accessi e quindi i più gravi dai meno gravi, in molte realtà aree separate per casi più gravi come malati psichici o donne vittime di violenza o altri casi che anche e forse soprattutto nel momento del bisogno hanno bisogno di maggiore attenzione. Un importante acquisto di nuove tecnologie, di nuovi macchinari, che si unisce, come ha detto il direttore, ad altri investimenti in altri settori. E la cosa anche qui, a mio giudizio, molto importante è che questa fase di ricostruzione della rete dei pronto soccorsi è dentro la fase di ricostruzione delle reti di cura della nostra regione. Il rapporto con i tavoli di rientro e anche, lo voglio dire, la straordinaria collaborazione tra la Regione e il Ministero della Salute ci ha permesso in pochi mesi di non fuggire dai tavoli di confronto dovuti dal commissariamento, ma insieme di ricostruire le reti di cura della nostra Regione, perché il commissariamento è stata soprattutto demolizione. Beh, la ricostruzione passa per la ricostruzione delle reti e per affrontare quei nodi strutturali che hanno destrutturato il nostro sistema. Abbiamo vinto sulle reti, stiamo vincendo sul personale. Voi sapete che da 8 anni i vincoli del piano di rientro dicevano una cosa chiara: ogni 100 persone che ogni anno escono dal sistema ne possono rientrare solo 10, perché il blocco del turnover era del 10%. Questa fase ormai è il passato, perché grazie ai risultati che abbiamo ottenuto già oggi questa percentuale è triplicata, siamo il 30%, il prossimo anno sarà il 40%, quello anno dopo ancora il 50%, e questo vuol dire che noi stiamo
aprendo una fase nella quale, come è stato detto, anche sul personale non abbiamo risolto tutti i problemi, ovviamente, ma si è aperta una fase assolutamente diversa, che ci ha permesso anche 10 giorni fa di firmare, di poter firmare, ovviamente d'accordo il governo, in particolare il subcommissario Bissoni e quindi il Ministero della Salute, il primo decreto dopo 10 anni che ha dato l'avvio alla stabilizzazione dei precari della sanità, che sono stati quelle parte di sanità che ha pagato di più la necessità di offrire il servizio ma l'impossibilità di farlo assumendo personale a tempo indeterminato. E quindi la cosa importante di queste inaugurazioni è che sono interventi importanti che danno il là di una voglia di inversione di tendenza, ma soprattutto che non sono parentesi nel deserto, no, sono un tassello del cambiamento. Il Giubileo per noi è stato importante perché ci ha permesso di accelerare dei processi sui quali stavamo lavorando e io mi auguro di rendere più percepibile la forza di questa innovazione. Statene certi, non ci fermeremo più, perché peraltro, grazie al lavoro che stiamo facendo insieme, tutti questi investimenti, la stabilizzazione dei precari, le nuove assunzioni, avvengono con la spesa sanitaria del Lazio che continua a calare. Abbiamo avuto conferma la scorsa settimana dal tavolo di rientro che il disavanzo 2014 è stato di 355 milioni di euro, l'anno prima era 670, nel 2015 sarà intorno ai 200 e puntiamo all'eliminazione del disavanzo sanitario. Quindi stiamo riuscendo a investire, ad assumere, ma grazie all'innovazione, grazie a tante scelte anche difficili che abbiamo fatto, grazie alla centrale unica degli acquisti, riusciamo non a eliminare gli sprechi, perché questo sarebbe una bugia, ma a ridurle sensibilmente. E questo è stato un fatto importante. L'ultima cosa, prima di dare la parola al Ministro, che voglio dire, e lo voglio dire perché c'è un Ministro della Sanità e della Salute che su questo ha condotto anche una battaglia in prima persona molto importante che riguarda i vaccini. Vedete, questi luoghi dei pronto soccorso, io lo dico a chi mi segue in tutte le inaugurazioni, sono molto importanti. Purtroppo vanno agli onori della cronaca quando sono affollati, ma in realtà ogni giorno ci lavorano centinaia e centinaia di persone straordinarie, perché sono proprio quella trincea del sistema che giustamente comunque si deve prendere cura del paziente. E quindi per essere vicino a questa condizione stiamo lavorando sugli investimenti, sulle assunzioni, ma anche però bisogna lavorare sul sistema e sulla prevenzione. Quindi io faccio in tutte le occasioni un appello ai direttori, che già lo sanno perché con Alessio ci scateniamo ogni giorno: se vogliamo che i pronto soccorsi funzionino, bisogna anche cambiare la mentalità degli ospedali. Spesso queste strutture sono affollate perché non sempre c'è una capacità di dimissioni dalle parti che permette, una volta entrato qui, il ricovero. E quindi stiamo lavorando con degli audit perché anche da noi il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica si continui a un'attività che sia ciclica e che permetta le dismissioni, in modo che nel pronto soccorso, anche se bello e con più personale, però non sia l'imbuto nel quale si chiude, ma abbia uno sfogo della capacità di accoglienza della rete di cura nell'ospedale in questione o nella rete ovviamente regionale. E questo è un punto di innovazione sul quale stiamo lavorando molto.